Buongiorno, oggi parliamo di una data speciale che è il 23 marzo 1860, la data in cui Cavriago divenne comune. È una data che la nostra amministrazione intende giustamente celebrare esponendo almeno le bandiere, anche se stiamo attraversando questo buio momento, è giusto ricordare questa ricorrenza. È una data che, ci avrete fatto caso, ha dato anche il titolo ad una famosa rivista che ci accompagna da molti anni, Cavriago nella storia, nella politica, nella cultura, ed è appunto la famosa 23 marzo. Cavriago diventa comune dopo una storia secolare, a partire dalla sua origine che si colloca all'incirca intorno all'anno 1000, fino al termine del Risorgimento e alla realizzazione dell'unificazione d'Italia. Risorgimento al quale Cavriago ha dato il suo contributo significativo grazie ad una figura che è quella di Andrea Rivasi, considerato dalla storia il primo martire del Risorgimento italiano, il primo caduto nella prima battaglia, che fu quella di Montechiavulo. Ad Andrea Rivasi il paese ha dedicato una strada proprio nel centro di Cavriago e una targa che è stata apposta alla parete di quella che probabilmente è stata la sua casa natale, all'incrocio tra via Mercato e appunto via Rivasi. Cavriago nell'Ottocento era ancora un feudo, pur essendo già strutturata come comune, ed era governato da un podestà che era nominato dal feudatario stesso. Tuttavia, durante l'epoca della Restaurazione, per iniziativa e intervento degli austriaci, Cavriago era stata annessa alla cittadina di Montecchio e quindi non aveva più una sua autonomia. Come è stato che Cavriago ha conquistato questa autonomia strutturandosi in comune, quel famoso 23 marzo 1860, ebbene ce lo raccontano diversi storici locali, anche appassionati di storia locale. È esistito un gruppo di ricercatori cavrieghesi che si chiamava Laboratorio delle Identità e della Memoria. Ve ne cito alcuni di questi libri, di questi prodotti che sono stati realizzati dai nostri concittadini, a partire dal primissimo. Il primissimo è questo, è un libro che ormai è diventato praticamente un cimelio, non si trova più in circolazione, è Cavriago, scritto dal parroco di San Terenziano Don Remo Davoli, che era anche un valente studioso, in occasione del centenario della nascita del comune, e si trattava quindi del 1960. Questa è la prima ricerca storica su Cavriago. E moltissimi poi sono stati i contributi che ha dato alla nostra storia il nostro William Casotti, molti articoli pubblicati sulla stessa 23 marzo e libri. Il più voluminoso di questi contributi, che è di Casotti insieme a Margini e a Riva, lo trovate in questa monumentale opera che è intitolata Terra Rossa e che recita nel sottotitolo Cavriago nel Novecento, ma che contiene al suo interno parecchi riferimenti, parecchie pagine dedicate anche alla storia ottocentesca. Poi c'è un libro, che è questo, che si intitola Corbiaco, è stato scritto dal nostro concittadino Alberto Cadoppi ed è stato pubblicato in occasione del 150esimo della nascita del comune e, come vedete, si occupa della storia di Cavriago dalle origini giusto appunto alla unità d'Italia. Approfitto del titolo di questo libro, Corbiaco, che forse vi sembrerà un pochino strano, è una delle tante declinazioni che nel corso della storia ha subito il nome del nostro paese, perché sono diverse le teorie sull'origine del nome Cavriago, alcune sono davvero strampalate, poco attendibili, come quella che vorrebbe far risalire il nome al territorio curvilineo, vale a dire Curviacum, che avrebbe dato terra curva.
L'altra etimologia invece addirittura si rifarebbe alla presenza di pastori, allevatori, anche di capre, quindi Cavriago, terra delle capre. La ipotesi di Alberto Cadoppi invece sostiene che Cavriago deriverebbe da campo del corvo, risalendo al latino medievale. Tuttavia, i linguisti hanno criticato questa tesi e la etimologia ancora oggi più convincente è quella che fa risalire Cavriago alla parola latina cuprum, che è il rame e che fa riferimento, come tutti sappiamo, al colore rosso della nostra terra, quindi Cavriago, terra rossa, che forse è l'etimologia che più è nel cuore, rimane nel cuore di noi cavrieghesi. Un altro libro che vi ho già citato in uno dei precedenti nostri incontri è questa ultima fatica del nostro concittadino Antonio Coscelli, Cavriago, storia di Cavriago dalle origini all'Ottocento, e dobbiamo dire che questo libro si distingue dagli altri proprio per il punto di vista, la prospettiva con cui affronta la storia, vale a dire una prospettiva geostorica, perché Antonio presta la sua attenzione non soltanto appunto agli avvenimenti storici, ma al territorio, alla mappatura rurale, alle vie d'acqua, alla viabilità e anche e soprattutto ai nomi dei luoghi, i toponimi. Tutti questi libri li trovate al multiplo nella sezione di storia locale. La sezione di storia locale si trova a Pian Terreno, dove si trova anche l'emeroteca, dove ci sono i giornali. Ebbene, lì c'è una sezione che contiene tutto quello che nel tempo è stato scritto sul nostro paese, sulla sua storia. Ma torniamo alla nascita del nostro comune, a quel fatidico 23 marzo 1860. Siamo debitori della nascita del nostro comune all'avvocato Farini, che era il commissario regio. Reggio Emilia gli ha dedicato una via, via Farini. Era allora appunto il commissario regio, era un liberale convinto, sostenitore della necessità di promuovere le istanze locali e le loro richieste anche autonomistiche in nome dei valori delle comunità. E quindi fu lui ad attuare una vera e propria politica di decentramento in quello che stava diventando il Regno d'Italia. Così, con un dispaccio che uscì appunto il 23 marzo, nominò il primo sindaco di Cavriago, che era l'avvocato Luigi Fratti. Poi nominò un consiglio comunale che era fatto di 4 anziani e 10 consiglieri, diciamo, semplici, rappresentanti tutti della borghesia locale, ma anche della nobiltà, perché tra loro si trovava un veterinario, un agrimensore, alcuni ingegneri, ma anche alcuni proprietari terrieri. E l'amministrazione comunale, quindi il consiglio e anche la giunta, cominciarono a riunirsi in quella che era allora la sede del municipio, in Piazza Zanti, nella ex biblioteca. Ma vi racconto un'altra curiosità: prima di allora, la sede del municipio, che veniva chiamato Casino Municipale, non era in Piazza Zanti, ma era qui. Vi faccio vedere questa foto, vediamo se riconoscete questo palazzo e dove si trova a Cavriago. Vi do qualche indicazione: si trova in un incrocio tra via 20 Settembre e sempre via Rivasi. Sullo sfondo intravedete un albero, ebbene quello è il Gran Pino. Questo è il palazzo che anticamente si chiamava Palazzo Calori, che successivamente, fino al 1654, era stato la sede del municipio di Cavriago. Oggi questo palazzo è andato irrimediabilmente perduto e tutti sapete che al suo posto si trova una banca. Procediamo con la nostra storia e con un po' di immaginazione pensiamo a quelle prime sedute del Consiglio Comunale, al termine delle quali veniva redatto un verbale,
e al termine del verbale veniva apposto il timbro. Bene, qual è il timbro che fu usato per la prima volta? Fu usato un timbro che era appartenuto, diciamo, a uno dei notai di Cavriago, ma nei secoli precedenti, non parliamo dell'Ottocento, si trattava del notaio Cristoforo Montipò. Una figura sicuramente importante perché si scegliesse proprio il suo timbro da utilizzare al termine delle sedute. In questa pagina vediamo riassunte le tappe evolutive di quello che diventerà lo stemma di Cavriago. Quindi in alto la prima versione, che è quella del primissimo timbro appartenuto a questo notaio, che rappresenta un leone rampante, e alla base ci sono tre monticelli, da Montipò ovviamente, i monti. Questa storia evolutiva ce la racconta un altro nostro valente concittadino appassionato di araldica, Iemmi, Rudy Iemmi, che ha dedicato a questo spaccato della nostra storia un interessantissimo articolo sempre su 23 marzo. Veniamo alla seconda tappa. Seconda tappa, come vedete, coincide con il primissimo stemma di Cavriago, ma è praticamente uguale allo stemma delle Montipò. Notate tra l'altro lo scudo che si presenta accartocciato per alludere alle carte notarili, alle pergamene arrotolate. Arriviamo poi all'ultima versione, quella più attuale. Vedete che non ci sono più i monti, il leone è diventato un leopardo, qualcuno lo definisce un leone illeopardito e lo scudo è lineare, non è più accartocciato. Ebbene, in occasione del 150esimo della nascita del nostro comune ci furono tantissime iniziative, una di queste è la pubblicazione del libro Corviaco che vi ho già nominato, fu anche realizzata una bella mostra in quella che allora era la sala mostre comunale, a cura sempre del laboratorio delle identità e delle memorie, e del tutto originale fu realizzata questa medaglia, questo medaglione, che raffigura su un lato una ricostruzione piuttosto idealizzata di quello che fu il castello di Cavriago e su questo lato vedete gli anni delle celebrazioni e al centro lo stemma che però è quello del Montipò, hanno voluto riprendere lo stemma originale. E se volete farvi un'idea di com'era la Cavriago dell'Ottocento, fine Ottocento, ebbene potete vedere questa ricostruzione che è stata realizzata sempre in occasione dei 150 anni da altri volontari, di ricercatori di storia locale. Mi sto riferendo a un meraviglioso plastico, qui ne viene riprodotto un pezzetto, uno scorcio, un plastico che rappresenta la Cavriago di allora. Dove si trova questo plastico? Si trova all'interno del supermercato Conad e lì lo potete vedere. E io a questo punto concludo con una lettura di quella che è la canzone del nostro paese. Magari se la volete ascoltare, potete cercare tra le incisioni di Edelmo, Johnny e dei Virus, la canzone di Cavriago. Vi leggo soltanto qualche strofa. Tutte disen che i becchi quarie e anche te la fortuna, mentre invece qui berk e tribulen a cateres la luna. Le sapur calmon dal diga, mo quarie gle un gran quarie, la budghina della giovana col castagne e lampasè, e ghe sanò dal ca operai, e ghe lucio sen per ciuc, ghe patan con i siger e caio i calzet, che il budghin da barber e galè, e che anche la ferrovia con al treno calvapian, zichegni e gnagni mia, zichegni e gnagni gna. Celebre scioglilingua cavriaghino, dite che venite e non venite, e in realtà non venite mai. E
e ci salutiamo con tanti carissimi auguri alla nostra Cavriago di buon compleanno.